iniziato il giorno di ritorno il 20 di gennaio. È iniziato bene, abbiamo giocato in trasferta, abbiamo vinto con 16, quindi è iniziato nel migliore dei modi. Le premesse che c'erano state nel girone di andata, cioè di fare un campionato tranquillo, si stanno verificando. Comunque noi abbiamo, come tutti gli anni, fatto la nostra festa del settore giovanile, poi avremo quell'altro appuntamento sempre molto atteso dai nostri ragazzi e genitori, che è il torneo pasquale. Ma è appena iniziato, l'avevamo preparata bene, quindi è iniziato anche con una vittoria importantissima fuori casa, dove avevamo raccolto molto poco nel girone d'andata, quindi speriamo di invertire il trend del girone d'andata, che questa è una squadra che in casa non mi ha mai deluso, fuori invece, un po' perché siamo la squadra più giovane del campionato, non riusciamo ad esprimerci con la stessa continuità che è la stessa cattiveria che abbiamo in casa. Sono stato un martello questo periodo, perché so che questo è un periodo che è ancora più importante della preparazione estiva, che poi chiamate preparazione impropriamente, nel senso che noi abbiamo poi iniziato il 18, regalando 18 giorni di preparazione alle altre squadre, e sotto le feste che si costruisce il ritorno, nel senso che se uno si lascia andare e non fa allenamento con la giusta intensità e cattiveria, dopo la ripresa è bruttissima, perché la ripresa del campionato coincide anche con i campi molto più pesanti rispetto al girone d'andata. Quindi credo che preparatori, i miei giocatori ed io abbiamo centrato, al di là del risultato che abbiamo ottenuto, abbiamo centrato l'obiettivo, perché abbiamo lavorato bene, sempre al completo praticamente. Cioè, i ragazzi sono uguali a tutti gli altri, chiaramente sono giovani che si stanno avvicinando, perché noi abbiamo già 7-8 fuori quota in rose, hanno giocato tutti, però avevamo aggregato altri 2,90 nel periodo natalizio, poi ne aggregheremo un altro all'inizio del prossimo mese, d'accordo con l'allenatore della Juniors, quindi è un lavoro ciclico che facciamo nell'interesse della società. È una partita difficilissima, perché è un'altra delle squadre che lottano per non retrocedere, quindi dobbiamo mantenere come minimo le stesse distanze.